Inizia con una vittoria la nuova avventura del Pescara in Serie C all'Adriatico. Nel primo big match della stagione i biancazzurri battono di misura ma con pieno merito l'Avellino grazie ad una rete di Lescano segnata al 18° della ripresa. Grande secondo tempo per gli abruzzesi che mancano più volte il raddoppio prima del miracolo di Prizzari nel finale. Su Canutè Colombo schiera i suoi con il 4-3-2-1 in campo dall'inizio i Bebi, Germinario e Delle Monache, panchina per gli ultimi arrivati Palmiero, Brosco, Vergani e De Sogus. Fra gli irpini in campo il fresco ex Ianes Campani che giocano con il 3-4-3, oltre 4.000 le presenze sugli spalti, partenza equilibrata e con buon ritmo di gioco. All'11° Lescano dai 20 metri mette la palla sopra la traversa, al 12° Lescano da posizione più vantaggiosa scalda i guantoni di Marcone che si rifugia in calcio d'angolo, sale la pressione biancazzurra con il Delfino a spingere e a fare la partita. Al 26° si vedono però gli ospiti con Guadagni che chiama il portiere pescarese alla parata a terra. La gara, seppur non esaltante, è sempre viva con i biancoverdi che poi si rivedono al 36° e ancora con Guadagni che in area calcia non inquadrando lo specchio della porta. Si arriva così ai minuti finali senza emozioni e con il primo tempo che si chiude sullo 0-0. Nella ripresa si riparte senza sostituzioni. All'ottavo però Colombo spedisce sul terreno di gioco Jabois e Colai per Germinario e Delle Monache e per il Pescara è un'altra musica. All'11° Mora dei 20 metri va a spedire il pallone di poco al lato. Spinge il Pescara al 14° Ricciardo spiana la strada a Colai che con uno scavetto mette il pallone fuori di nulla. Attacca la formazione adriatica con gli ospiti a difendere sulla tre quarti. Al 18° però la formazione di casa sblocca il punteggio con Lescano che sugli sviluppi di un angolo calciato da Colai in corna di testa in maniera perfetta non lasciando scampo a Marcone. Pescara 1, Avellino 0 ed esplode l'Adriatico con i biancazzurri che vanno ad esultare sotto la Nord. Il Pescara ci crede e al 25° con Colai sfiora il raddoppio. Passa un minuto e tocca a Cuppone mancare il bersaglio grosso. Attacca senza soluzione di continuità la squadra di Colombo con Mora pericolosissimo alla mezz'ora con il pallone al lato di poco. Il Pescara sciupa troppo e al 31° dopo gli ingressi in campo di Palmiero e Tupta e Cuppone a divorarsi ancora il gol del 2-0. Al 34° brivido però in area abruzzese con Murano che trova però Plizzari attentissimo. I minuti finali del match vedono la prevedibile pressione ospite con al 44° la super parata di Plizzari su Canutè con la festa che poi al 94° inizia sotto la Nord. Il Pescara vince e inizia nel migliore dei modi la stagione. È solo la prima giornata ma il Delfino già piace ai tifosi e domenica prossima nella prima trasferta del campionato attese verifiche importanti al Francioni di Latina con i laziani del direttore sportivo abruzzese DOC Marcello Di Giuseppe.